consigliere comunale del PD Daniele Nahum si è acceso una canna davanti a Palazzo Marino come segno di disobbedienza civile a favore di una legge di legalizzazione della cannabis. Per il consigliere, appoggiato dal capogruppo PD Filippo Barberis e Giulia Crivelli, tesoriera di Radicali Italiani, gli effetti della cannabis non sono paragonabili ad altri tipi di sostanze, anzi, caffè, tabacco e alcolici, che sono considerati legali, hanno effetti molto più dannosi della marijuana. Sottraiamo i fondi alle mafie e permettiamo a chi vuole di coltivarsela privatamente. E questo è lo slogan della manifestazione. Perché di questa iniziativa? Per sostenere la legge in discussione in Commissione Giustizia alla Camera, che chiede la depenalizzazione dell'uso personale, del coltivarsela a casa. E anche per dire che il proibizionismo è un crimine. Per la cannabis ci sono 16.000 detenuti che abitano le nostre carceri, 7 miliardi è l'importo che guadagna la mafia ogni anno perché questa attività è illegale, per cui noi chiediamo che appunto venga liberalizzato il consumo della cannabis per svuotare le nostre carceri e anche per non far spendere soldi allo Stato, visto che ogni anno spendiamo 800 milioni per indagini, si ingolfano i processi e tutto quanto. Per cui questo è il tema politico. A me fa sorridere il fatto che Salvini si sia molto interessato di questa iniziativa, peccato che non si è interessato invece del massacro di Bucha. A differenza di Salvini, noi vogliamo svuotare le galere e vogliamo togliere i proventi alla criminalità organizzata. Trarrebbero vantaggio tutti quanti, i malati che non la trovano in quantità richieste nelle farmacie, e il comparto economico, la giustizia in Italia, e ripetiamo che il proibizionismo è un crimine e dopo tutti questi anni è giunta l'ora veramente di liberalizzare il consumo di cannabis, ricordando che ci sono altre sostanze che fanno più male, penso all'alcol. L'alcol miete 48 vittime al giorno per l'abuso appunto di alcolici, mentre per una canna non è mai morto nessuno e anzi potremmo guadagnare 7 miliardi in più e investirne nelle politiche sociali, per cui è ora che questo paese faccia un passo decisivo in avanti su questo. Io coltivo e ne ho le prove. Coltivo perché sono membro della Commissione Sanità, Carceri, Antimafia e Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Coltivo e ho una grande insegnante. Dopo che coltivo, porto ciò che ho coltivato in un laboratorio analisi dalla professoressa X dell'Università Y, che mi scrive il contenuto di THC di ciò che ho coltivato. Quindi questo da droga in questo momento diventa un farmaco che cedo volentieri da medico gratuitamente a chiunque abbia una prescrizione e abbia bisogno di un THC maggiore di 9, come è questo. Tu fai uso di cannabis a livello terapeutico, riesci a reperirla a Milano? Riesco a reperirla, però è sempre un rischio quotidiano. Nonostante comunque è un mezzo utile per chi comunque ha problemi di disabilità, comunque ha delle problematiche anche gravi, potrebbe alleviare molto il dolore e comunque la difficoltà quotidiana. Ecco. Da paziente mi capita spesso di dovermi trovare a combattere ansia, non tanto l'insonnia perché non giro di notte, ma l'ansia con la cannabis.